rocambolesco weekend sportivo che si è consumato a Varese ha restituito un Avellino ancora incapace di vincere in trasferta. 1-1 contro la formazione del Varese per un Avellino che ritorna in campionato e si rituffa nella prossima sfida interna contro la Virtus Entella. Dei fatti di Varese e di quello che sarà il prossimo match dei biancoverdi in casa al Partenone Lombardi ne parleremo in questa nuova puntata di Mixed Zone con Claudio De Vito. Ciao Claudio. Ciao Antonio, ben ritrovati amici del PA News. Ed un saluto particolare va ovviamente anche a Ciro Desio che curerà la regia e la parte tecnica per questa puntata. Vi ricordo subito le nostre coordinate che sono la nostra mail redazione@rpinianews.it e la nostra fanpage di Facebook, l'indirizzo facebook.com/mixedzoneirpinianews. Sul nostro social network potete trovare tutte le informazioni, tutti gli aggiornamenti, le foto esclusive di quello che accade in tempo reale per quanto riguarda la formazione di Mister Rastelli. Ma dicevamo in apertura, un weekend rocambolesco quello vissuto dai lupi irpini in terra di Varese. Claudio, tu sei stato impegnato anche con gli straordinari nel Varesotto. Ci racconti brevemente cosa è successo, quali sono state le emozioni vissute da te in prima persona e poi chiaramente un focus sugli aspetti tecnici che hanno contraddistinto poi il pareggio che è maturato in trasferta. Sì, sono state 48 ore interminabili praticamente, perché la partita dell'Avellino è iniziata nelle prime ore di sabato mattina con le prime notizie che rimbalzavano dallo stadio Francoscola. Poi una volta arrivato sul posto ho potuto constatare quanto era successo con i primi tifosi dell'Avellino che iniziavano ad arrivare e che appunto hanno appreso come noi, hanno visto, cioè abbiamo visto noi con i nostri occhi che praticamente il Francoscola, il terreno di gioco era devastato, zolle strappate dal terreno di gioco, scritte ingiuriose contro la società del Varese, alcuni sedolini delle panchine divelti e soprattutto i pali delle porte segate. Quindi a quel punto si è creata una situazione imbarazzante, alquanto ingresciosa. La partita non si poteva giocare alle 15 di sabato, ma era necessario a quel punto un rinvio, inevitabile un rinvio. Gli arbitri al campo non sono mai arrivati, quindi la quaterna arbitrale non è mai arrivata e Lavrino quindi non avrebbe neanche potuto presentare un esposto, un reclamo, qualora avesse voluto perseguire questa strada, ma l'Avellino con il presidente Walter Taccone presente sul posto non ha mai, diciamo, non è stato mai intenzionato a cercare questa via, no? Questa soluzione di comodo, anche se poi di comodo non sarebbe stata, visto che un'eventuale richiesta di 3-0 a tavolino era scarsamente configurabile, visto che non era ipotizzare una responsabilità oggettiva diretta della società del Varese era, non era diciamo ipotizzabile, comunque non era fattibile come tipo di situazione e quindi a quel punto l'attenzione si è spostata sul problema dell'ordine pubblico. Con il GOS che si è riunito nel pomeriggio si è deciso di giocare la partita a porta aperta di domenica, però il clima è abbastanza surreale. Tutta la giornata di sabato il presidente Taccone è stato impegnato sul fronte caldo, quello dei tifosi all'esterno. La preoccupazione del presidente era quella di creare le condizioni di permanenza fino a domenica per quei tifosi appunto che avevano deciso di stare accanto alla squadra e poi comunque assicurare il rimborso del biglietto grazie appunto all'iniziativa del presidente di Lega Andrea Bodi a quei tifosi appunto che avevano deciso di tornare a casa. Quindi una serie di situazioni che hanno distolto anche un po' l'attenzione da quello che era il
dato del campo, il dato prettamente tecnico. La squadra poi nel pomeriggio è scesa in campo per una sgambata, insomma, comunque con attorno gli operai che lavoravano, quindi un campo disastrato. In una metà campo c'era il Varese, in un'altra metà campo c'erano i calciatori dell'Avellino che si allenavano. Insomma, in tutta questa, intorno alle 16:30 e 45, il gol si è deciso, la partita si giocava a porta aperta alle 15 della domenica, con la curva nord dei tifosi del Varese chiusa. Insomma, a quest'ora si è fatto un po' quadrato attorno a tutta la situazione davvero singolare che si è venuta a creare, e quindi alla fine c'era soltanto da scendere in campo la domenica. Lo ha fatto male l'Avellino, facendo un po' il Varese, mentre il Varese ha fatto l'Avellino, e ti spiego perché. L'Avellino è sceso in campo molle, con la testa chissà dove, non è riuscito davvero niente di tutto quello che Rastelli aveva preparato in settimana. Rastelli ha definito inguardabili i suoi, scaricando anche un po' la responsabilità sui calciatori. Rastelli però ha lasciato un po' a desiderare su alcune scelte. Vedi Vergara schierato dal primo, un calciatore che da gennaio non vedeva il campo per l'infortunio al piede. Sì, d'accordo, era in forma durante la settimana, lo avevamo visto, era in forma, ma è stato comunque un azzardo schierarlo dal primo minuto. Infatti dopo mezz'ora è stato costretto a sostituirlo per un lieve acciacco. Chiusa in tribuna, ho capito che la Bitalia aveva comunque sottratto delle energie a lui abitante, che invece era in banchina, però Chiosa in tribuna è apparso un segnale abbastanza forte. E poi, insomma, quel centrocampo a trazione anteriore, a trazione propulsiva e quindi sbilanciato in avanti con Soumaré sulla tre quarti, e poi interni Zito e Sbaffo schierati tutti insieme con il solo Cone a fare legna. Squadra sfilacciata, squadra lunga, mentre il Varese con Blasi e Cinò, i due mastini, hanno praticamente soffocato le fonti di gioco dell'Avellino. Una squadra più corta, più compatta, che ha avuto uno scatto d'orgoglio dopo tutto quello che era successo. Detto questo, il gol di Trotta non è bastato, bellissimo gol, quinto gol stagionale, interrotto il digiuno di gol in trasferta dell'Avellino, non quello di Vittoria, Avellino che ha fallito il rilancio in zona playoff. Questo per quanto riguarda Varese-Avellino ed il weekend, sabato e domenica, che ha portato poi al pareggio dell'Avellino al Franco Ossola. In settimana, polemiche, manco a dirlo, qui non vogliamo fare gli esegeti di Rastelli, ma il tecnico bianco-verde ancora una volta ci ha messo la faccia. Sì, ce l'ha messa lunedì alla ripresa, giorno un po' particolare, si doveva partire con una doppia seduta decisa dalla società per tutta la settimana, doppie sedute a porte aperte fino al giovedì, poi venerdì rifiniture a porte chiuse, una sorta di castigo, di punizione sotto gli occhi dei tifosi. Dicevo, lunedì Rastelli si è intrattenuto, è stato chiamato sotto la tribuna del Mino dai tifosi presenti, ha dato delle spiegazioni, quindi insomma chiaro, era il malcontento, il malumore dei tifosi, che prima si sono interfacciati con Pisacane e poi con il direttore sportivo Enzo De Vito. In ultimo Rastelli ha cercato un po' di rassicurare e placare gli animi su quello che è e sarà l'impegno del gruppo biancoverde di qui alla fine. Poi un altro passaggio importante lo ha fatto Pisacane in conferenza stampa il giorno successivo, con diciamo appunto ulteriori rassicurazioni di pronto riscatto con la Virtus Entella sabato al Partenio Lombardi. Però è chiaro che il momento, e poi comunque ci sono state anche nella giornata di martedì comunque ulteriori contestazioni, però isolate, però il clima è comunque teso. L'Avellino si allena con la Digos a bordo campo, e questo non è bello da dire, e per carità è un fatto magari formale, come dire, però è brutto vedere questo con i tifosi dirottati in tribuna a Montevergine per evitare ulteriori come dire, teatrini tra virgolette e contestazioni. Però ecco, il momento è delicato, è soltanto una vittoria con la Virtus Entella forse potrà riportare il sereno tra la squadra
e l'ambiente. Quindi insomma bisogna attendere sabato per capire quale sarà la risposta sul campo dell'Avellino e poi la risposta dei tifosi sugli spazi. Clima, tanto per usare un eufemismo, o quantomeno piccato, quello che stanno vivendo Castaldo e compagni in questo ultimo scorcio di stagione. Chiudiamo la parentesi legata ai fatti di Varese e del post Varese con una piccola finestra di mercato, Claudio, perché qualche curiosità sei riuscita ad individuarla anche a Varese. Sì, perché noi poi dobbiamo sempre tutto questo trambusto che c'è stato, dobbiamo sempre poi non dimenticare che c'è il calcio giocato, c'è in questo caso il calcio mercato, con il direttore sportivo Enzo De Vito che non ha perso tempo e ha incontrato a bordo campo mentre la squadra era impegnata in una breve rifinitura insieme al presidente Walter Taccone, ha incontrato il direttore sportivo del Milan Rocco Maiorino, si è parlato di Alessandro Mastalli, centrocampista classe 96 che noi avevamo annunciato alcune settimane fa. In esclusiva l'Avellino lo segue da tempo, il Milan vuole privarsene in prestito a giugno e quindi di qui il blitz del DS Maiorino al Franco Ossola, un incontro durato circa mezz'ora, tre quarti d'ora, e l'Avellino ha ottime chance di aggiudicarselo in prestito in estate, quindi Alessandro Mastalli potrebbe aggiungersi a quelli che sono già in acquisti per la prossima stagione, Davide Biraschi e Milan Nitriaschi, difensori centrali, quindi insomma Avellino molto attivo per la prossima stagione, non conosciamo la categoria, però ecco l'Avellino muove le pedine, continua a muoverle, a Varese insomma non c'è stato spazio soltanto, cioè la delusione l'ha fatta da padrone chiaramente per il pre e il post partita, però nel mezzo, oltre alla partita 90 minuti, ci sono state anche queste piccole situazioni che comunque vanno attenzionate e che comunque vanno assolutamente raccontate per delineare, comunque definire quelle che sono un po' le strategie per il futuro. Ci stiamo avvicinando al finale del campionato e quindi ci si proietta già con un occhio alla prossima stagione. E allora, a partire da sabato ci sarà una sorta di back to back per le formazioni impegnate in cadetteria con un doppio turno nel giro di pochissimi giorni. Si parte dunque sabato con la 37esima giornata. Andiamo a vedere però subito qual è la classifica dopo 36 turni con il Carpi vicinissimo al salto nella massima categoria di calcio in Italia, quota 74 punti, segue il Vicenza ed il Bologna appaiate a quota 59 punti. Nella zona playoff poi troviamo il Frosinone a 58, il Perugia a 54, l'Avellino a quota 53, a quota 52 il Livorno, a quota 51 Spezia e Pescara. Scendiamo più giù e andiamo solo a dare uno sguardo alla zona calda della classifica con Latina, Crotone, Pro Vercelli e Virtus Entella, la prossima avversaria dell'Avellino, a quota 41 punti, Cittadella 39, Brescia 32, Varese che guadagna un punto contro i biancoverdi e sale a quota 29 punti. Dicevamo del prossimo turno, 37esima giornata, si parte venerdì con due anticipi, Catania Ternana e Bari Bologna, tutte le altre di sabato, si gioca nel giorno dell'Unità d'Italia il 25 aprile con Avellino, Virtus Entella, Brescia, Cittadella, Frosinone, Carpi, Lanciano, Pescara, Modena, Crotone, Perugia, Livorno, Pro Vercelli, Latina, Spezia, Trapani e Vicenza, Varese. Dicevamo delle formazioni di Serie B impegnate poi nel martedì successivo alla 37esima giornata nel turno infrasettimanale con l'Avellino che sarà impegnato a Crotone, ne parleremo poi in un flash rapido in chiusura di questa puntata di Mixed Zone. Allora Claudio, possiamo proiettarci nei temi che ci accompagneranno alla sfida che l'Avellino sosterrà in casa sabato contro la Virtus Entella, diamo subito uno sguardo magari a quello che potrebbe essere l'undici titolare che Rastelli sceglierà di schierare contro la formazione ligure con Frattali in porta, sempre 4-3-1-2 per i biancoverdi, difesa a 4 formata da Pisacane, Licchiosa e Bittante come di consueto, il centrocampo che potrebbe subire qualche variazione e ce lo spiegherai, noi abbiamo optato per un Arini, Coné e Schiavon dietro Sbaffo
che suggerirà per la coppia d'attacco che sarà formata stavolta da Trotta e Benjamin Mokulu. Sì, lo diciamo, settimana particolare per l'Avellino, allenamenti a porte aperte fino al giovedì, rifinitura a porte chiuse. Questo è l'11 che Massimo Rastelli ci ha fatto vedere alla prima, al primo come dire, assaggio di campo vero e proprio della settimana dell'intera rosa, perché lunedì abbiamo assistito alla partitella in famiglia delle cosiddette riserve bianco-verdi. Detto questo, la difesa quindi torna Frattali in porta, ha smaltito la varicella ed è pronto a riprendersi il posto da titolare. La difesa torna quella canonica, quella tradizionale, con Chiosa Eli centrali e Pisacane che torna a destra e Bittante a sinistra dopo diciamo il quarto d'ora che ha disputato a Varese nei minuti finali, rischiando anche di inguagliare l'Avellino con un calcio di rigore che poteva esserci per farlo su forte. Detto questo, centrocampo, esclusione di Zito, si va verso l'esclusione dell'ex centrocampista della Ternana e della Juve Stabia in favore del rientro di Schiavon sul centro sinistra, centrodestra riservato ad Arini e invece Cone confermato centrale. Perché questo? Perché Rastelli, diciamo, nei piani di Rastelli, Cone è l'uomo che può dare oltre alla quantità anche la qualità, la distribuzione del gioco rispetto ad Arini, quindi Arini avrebbe diciamo più sarebbe più favorito sull'interno. Arini un po' troppo in difficoltà sulla, diciamo, la posizione di playmaker, anche perché non è nelle sue corde giocare il pallone, quando viene aggredito diciamo perde troppi palloni, quindi non si sviluppa la manovra dell'Avellino in quel settore, quindi Sbaffo tornerebbe tra le linee nel suo ruolo naturale, per lui un assist a Varese ma poco altro, abbastanza irritante come tutto l'Avellino nella prestazione. Abbiamo detto fuori Zito, ma l'altra vera novità, io non direi sorpresa, potrebbe essere l'esclusione di Castaldo al fianco di Trotta. Dovrebbe giocare Benjamin Mokulu, uno perché abbiamo detto Castaldo non è in grandissima forma, ma al di là del gol che non trova da un paio di mesi, due perché Mokulu è un calciatore che se vuoi sfruttarlo devi farlo giocare dall'inizio, cioè un giocatore dalla stazza imponente e ha bisogno di carburare durante la partita, se lo inserisci come stava accadendo anche a Varese, poi è stato l'infortunio di regole, non è più entrato, è un calciatore che non ti rende nei 15-20 minuti finali, quindi potrebbe essere riproposta la coppia gol vista contro il Frosinone 14 febbraio, dato l'ultimo gol di azione di Castaldo che poi subentrò in quell'occasione, Mokulu si procurò il rigore che spianò la strada al successo 3-0 dell'Avellino. Quindi potrebbe essere la volta buona e quindi sarebbe quasi un atto di sfiducia nei confronti del bomber dell'Avellino Gigi Castaldo. Adesso sono tutti sulla corda, non è più il momento di aspettare. Rastelli non può più aspettare, quindi deve scegliere chi è più in forma. Mokulu in queste settimane ci ha dimostrato nell'allenamento di avere un certo passo, Castaldo non ce l'ha, e allora deve giocare chi in questo momento è più in forma, e quindi le scelte di Rastelli potrebbero essere queste, fermo restando che potrebbe provare altro in settimana, alla fine noi non dovremo fare altro che tirare le somme e in questo caso con gli allenamenti a porte aperte avremo più modo di diciamo, visionare quelle che potrebbero essere le scelte. Visto dell'Entella, ti volevo giusto accennare qualcosa sull'Entella, 4-3-3, sì. Pure Alfredo Aietti che ha pareggiato la prima 0-0 contro la Pro Vercelli. Attenzione alla Virtus Entella, perché qui diciamo Virtus Entella, tre punti, bisogna vincere il riscatto, ma la Virtus Entella non è che è l'ultima arrivata, basta guardare il tridente con Cutolo e Sporzini riferimento centrale e un certo Masucci che è delle nostre parti, e poi l'alternativa a Cutolo sarebbe Mazzarani, quindi attenzione, bisogna fare comunque i conti con la realtà
con la carta, con i valori tecnici della Virtus Entella, che verrà da Avellino affamata di punti salvezza e non farà le barricate, squadra che dà un'ampiezza di gioco con Battocchio che Aietti ha posizionato nel suo ruolo naturale di regista. Battocchio finora aveva sempre giocato esterno, quindi attenzione alla Virtus Entella, che è squadra rognosa. L'Avellino non può perdere però ancora terreno, mancano 6 partite, se vogliamo anche il secondo posto è ancora alla portata, perché l'Avellino non ha un campionato proprio trascendentale e difficile, però l'Avellino di questi tempi può darsi che ti fa una brutta figura col Varese e poi va a vincere a Bologna, per citarne uno, e non dimentichiamo sempre il turno ravvicinato di Crotone. Telegramma finale, Claudio, proprio su questo punto, anche il Crotone alla ricerca disperata di punti per la salvezza, perché il Crotone, lo abbiamo visto in grafica, condivide gli stessi punti della Virtus Entella in classifica. Quali pericoli che potrebbero sorgere da questo impegno ravvicinatissimo? Ma assolutamente, con le piccole l'Avellino, le cosiddette piccole, ha dimostrato di avere una tremenda difficoltà, quindi certamente l'approccio e comunque l'avvicinamento a Crotone dipenderà davvero dal risultato della Virtus Entella. È chiaro che se ottieni 3 punti con la Virtus Entella riprendi il morale, riprendi un po' di contatto con la piazza, riprendi quel feeling che si è spezzato a Varese. A Crotone poi ritroverai un ex che è Camillo Ciano, che sta facendo cose straordinarie nel tridente di Drago, e molti lo rimpiangono ad Avellino, però a mio avviso è un calciatore che avrebbe fatto comodo all'Avellino in un tridente offensivo, certo, dove sta giocando a Crotone. Detto questo, quindi questo doppio incontro ravvicinato non la dirà tutta, perché il Tour de Force terminerà con il Pescara in questi 8 giorni, domenica 3 maggio con il Pescara. Allora qui l'Avellino capirà ulteriormente a cosa potrà ambire. Io credo che una volta tirando le somme con il Pescara, si potrà capire se l'Avellino potrà ancora cercare di strappare una chance per il secondo posto. Se non dovesse arrivare appunto questa chance, questa possibilità, un terzo o un quarto posto per affrontare le semifinali playoff non sarebbe assolutamente da buttare. Pensiamo partita per partita, arriva la Virtus Entella e l'Avellino quindi si gioca la propria, come dire, credibilità di squadra, di gioco, di atteggiamento in questi 90 minuti assolutamente decisivi, e in un clima che immaginiamo molto teso e non facile. Non lo dimentichiamo, la società ha abbassato i prezzi dei biglietti in tutti i settori, prezzi popolari dai 6 della curva sud ai 20 della tribuna Montevergine centrale, quindi anche un segnale per di risarcimento morale nei confronti di chi era a Varese, ma è anche un modo per avvicinare chi non c'era a Varese, quindi di fare quadrato, di ricompattare tutto l'ambiente. Di questo ha bisogno Rastelli, ha bisogno la squadra giovane, che ha capito di aver sbagliato, lo sanno i senatori, sì, lo sa tutto il gruppo, quindi bisogna soltanto avvicinarsi a questa partita, scendere in campo e sperare che l'Avellino possa riprendere la marcia, perché qualora si arrivasse fino in fondo senza stringere in pugno i playoff, si andrebbe incontro a quel fallimento che ha nominato Enzo De Vito qualche settimana fa il presidente Walter Taccone, e che in questi giorni è un po' riemerso nella mente dei calciatori. E allora in definitiva possiamo dire che l'Avellino deve battere l'Avellino, e chiaramente con battere l'Avellino intendiamo le paure e le ansie che stanno purtroppo circondando la squadra in quest'ultimo periodo, ma siamo fiduciosi che sin da sabato si incontro la Virtus Entella e poi nel turno ravvicinato contro il Crotone in trasferta in Calabria l'Avellino possa risorgere e quindi puntare in alto per questo ultimissimo sprint finale in vista dell'obiettivo playoff. Claudio, noi abbiamo detto tutto, ci siamo forse in qualche maniera dilungati, però insomma era
d'obbligo fare un chiarimento per quello che è successo a Varese, visto che tu l'hai vissuto in prima persona. Ci sarai allo stadio Partenio, così come ci sarai in terra calabra per il turno infrasettimanale. Sì, e quindi noi vediamo, no? Al Partenio Lombardi con i soliti contributi, poi saremo a Crotone martedì sera con la partita alle 20:30. Giustamente era difficile, serviva un'ora di puntata per raccontare tutto quello che è successo a Varese. Noi abbiamo cercato di raccontarvelo live in diretta testuale con i contributi fotografici, i contributi giornalistici scritti, e quindi adesso guardiamo avanti, e quindi Entella e Crotone, e poi ci vediamo con la puntata settimana prossima. E allora un saluto e ringraziamento per questa puntata va ovviamente all'ottimo Ciro Desio, che ha curato la regia e la parte tecnica. Da Claudio De Vito e da Antonio Pirolo è davvero tutto per questa puntata di Mixed Zone. Noi ci rivediamo come sempre la prossima settimana su www.irpinianews.it con una nuova puntata di Mixed Zone. Ciao!